Thank you Buongiorno a tutti, continuiamo questa indagine di Coelet, è molto interessante. Oggi prende in esame tanti temi e vediamo un po' cosa realizza. Leggiamo il versetto 1 che ci fa un po' capire come Coelet ecco, cerca la verità delle cose. E dice, io ho detto in cor mio, vieni dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia, possa tu vedere la prosperità. Ma ecco, anche questo è vanità. Ecco, abbiamo già visto nel proemio cosa vuol dire il termine vanità, è riferito a, a, a tantissimi temi, diversi uno dall'altro. <coughs> E qui Coleilet eh, fa un'indagine un col metodo empirico, <ride> è, è, un metico, è un metodo scientifico, eh, che non è tanto efficace quando la scienza vuole indagare sui misteri della natura, ma eh, può essere molto efficace quando uno vuole esaminare se stesso, guardarsi dentro, fare... Introspezione dice in cuor mio, in cuor mio vuol dire mh, ho deciso di fare un'esperienza e allora parla al suo cuore, ecco, e dice: mh, Ti voglio mettere alla prova con la gioia. Voglio provare la gioia per vedere gli uomini eh, come la vivono, ecco, se è veramente il segreto della felicità oppure no. Ecco. E poi dice la gioia in riferimento alla prosperità, cioè alla, al benessere, alla ricchezza. Ecco, sono tante cose che possono eh, provocare in noi la gioia oppure l'appagamento, che non sono, sono molto differenti le cose. Ecco, qui in relazione appunto a, alla ricchezza al benessere e dice però ma ecco questo anche questo è vanità e quindi ce lo dice già prima poi ma andiamo a vedere perché e dopo lo spiega al versetto 2 prende <coughs> eh, in esame il riso il riso di solito è, è un qualcosa di positivo, ecco, che ci fa stare meglio, ecco, siamo allegri. Ecco, ma Coele dice follia. E la gioia essa che fa, eh, cosa ci procura, eh, vuol dire? Ecco allora, il metodo empirico, che appunto dal greco. Empiria vuol dire l'esperienza, ecco l'esperienza personale, come abbiamo detto. E che cosa fa la gioia e il riso? Perché Coelho dice che è follia e che non procura nulla, perché in effetti sono. Sono dei sentimenti, diciamo così, la, la, il riso e, e la gioia che, che durano poco. E dopo può, può arrivare anche lo scoraggiamento, la tristezza. E questo è vero. Quando siamo insieme agli amici, che ridiamo, che ci divertiamo, e, e in quel momento lì, certo che può anche attirare molto, ma però poi eh, anche il riso, ecco, per, per dire, si, si ride per una, una situazione, ecco, per, un, per una battuta, che però poi quando è finita eh, ritorna tutto come prima. E, e così anche la gioia, non, non abbiamo sempre la gioia nel cuore, e siamo fluttuanti e questo lo sanno tutti gli uomini se si guardano un po' dentro. E quindi arriva appunto a concludere che anche questo è vanità, cioè sono cose che non durano. Vanità vuol dire anche soffio, e eh? il soffio è di un attimo, poi scompare. Al versetto 3 dice, leggiamo, «Ho deciso in cuor mio di allettare la mia carne con il vino». Così che il mio cuore mi conducesse alla sapienza e a cogliere il senso della follia, per vedere quale sia il bene che i figli dell'uomo realizzino sotto il cielo nei giorni contati della loro vita. Ecco. Il vino: <ride> il vino era la cosa più preziosa per gli antichi, la vigna era una cosa di lusso. Anche i re desideravano le, le vigne che davano buon vino. Ci sono anche dei racconti dove usurpavano e, e i contadini e gliele rubavano. Anche in Israele, poi nel mondo pagano, non, non, ne, non ne parliamo. E il vino, appunto, ne parlano anche i libri sapienziali. E, eh, lo. Certo, non in eccesso, però dice, dicono che cos'è la vita senza vino. Ecco, era, era. Oggi abbiamo gli stupefacenti, ecco, sono tutte quelle sostanze che ci alterano ecco, in vari modi, però poi cosa succede? Che quando finisce l'influsso della <ride> Del vino, ecco, oppure degli stupefacenti, ritorna tutto come prima. Anche questo vedete, è una cosa passeggera e, e per provare le, le stesse sensazioni che casomai sono piaciute, eh, devi bere del vino oppure eh, eh, prendere qualche stupefacente. Ecco. Eh, dipende da eh, appunto. Eh, da questa alterazione momentanea che dà, eh, ma dopo ricorda tutto per violenza, poi è pericolosissimo sia il vino che gli, gli stupefacenti perché ti mettono in una prigionia, in una schiavitù, quando uno non ne può più fare a meno, del, dicono che ehm, smettere di gli alcolisti... Eh, quelli che hanno appunto questo vizio, dicono che uscirne è ancora più difficile di uscire da, dagli stupefacenti, o almeno di alcuni. Ecco, e, e però lui prova queste cose, però poi, eh, come dice poco dopo, eh, la mia saggezza è ancora ben salda, ecco. Vuol dire che è rimasto con la saggezza, lo dirà dopo, e che quindi non è stato ingannato da queste cose, seppure le ha volute proprio vivere, ecco, sperimentarle come per vedere, ecco, per capire. E poi dice: per vedere quale sia il bene che i figli dell'uomo realizzino sotto il cielo durante i giorni contati della loro vita. L'uomo eh, pensa che queste cose siano il bene, e invece Coelite ha capito che non è questo il bene, il bene. perché tutte le, le, le cose appunto che hanno una fine e poi ti, eh, ti, ti rendono uno schiavo, ecco perché ad esempio uno che è un eroinomane è uno schiavo, chi gli vende la sostanza sa benissimo che come l'ha comprata oggi quando ne avrà bisogno tornerà è un cliente fedelissimo diventa, è una cosa drammatica io li ho, li ho conosciuti perché ho lavorato appunto in, un, in una struttura di recupero ecco, ma lo raccontano loro che proprio è una schiavitù chimica, ecco e così anche il vino ecco e andiamo avanti, <coughs> dopo dice: Ho accresciuto le mie opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto di ogni specie, mi sono fatto bacini d'acque per irrigare con esse il bosco dove, dove crescevano gli alberi. Ho acquistato schiavi e schiave e altri ne ho avuti nati in casa. Ebbi in possesso anche armenti e greggi in gran numero più di tutti coloro che erano stati prima di me in Gerusalemme. Ho ammassato per me anche argento e oro, ricchezze personali di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici insieme con le delizie degli uomini, donne e concubine. Ecco, eh, leggiamo una, torniamo un attimo indietro al versetto 3, ecco, dice cogliere il senso della follia, poco sopra, ecco, Coelet ha indagato sull'effetto della prosperità, ora invece l'indagine si sposta sull'appagamento della carne, appunto lo stordimento procurato dalle bevande alcoliche <ride> ecco. e poi dal 4 all'8 vediamo invece la diciamo così la San Giovanni Apostolo la chiama la, la, la superbia della vita l'ostentazione del successo che qui è per il re di allora erano appunto case, vigneti, parchi, ecco, vasche, bacini, alberi, boschi, eh, schiavi e schiave, greggi e armenti, e poi anche, anche i cantori ecco, che rallegrano i banchetti, e le cantatrici, anche, anche le ballerine, ecco, pure, e poi alla fine donne concubine. E, Rimaniamo, beh, questo ultimo termine, potete vedere la, la nota, eh, la, la nota 3, perché è un termine unico nella scrittura, un po' difficile, beh, però ehm, chi ha tradotto ehm, donne concubine ha le sue ragioni, perché eh, se leggiamo eh, i racconti del re Salomone, ecco, ehm, in Israele era consuetudine. Nel mondo pagano, prima di tutto, eh, c'era un eccesso di queste cose, però succedeva anche in Israele, lo sappiamo dai libri dei re, che c'era consuetudine del re di scegliere a appropriarsi di fanciulle giovani e belle. E leggiamo Salomone, che forse è Coele Co stesso, non lo sappiamo, ma è più, più o meno è, è, è un re che ha vissuto queste cose. Dice, Salomone aveva 700 principesse per mogli e 300 concubine, pensate. Poi dice le sue donne gli pervertirono il cuore. Primo re 11.3. Poi di Davide si dice che era vecchio avanzato negli anni e sebbene lo coprissero non riusciva a riscaldarsi. I suoi ministri gli suggerirono si cerchi per il nostro re. Signore, una vergine giovinetta che assiste al re, lo curi e dorma con lui. Così il nostro re, Signore, si riscalderà. Si cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella e si trovò a Bisag da Sunem e la condussero al re, primo re 1.3, succedeva. E Coelheta appunto ha, si è messo alla prova lui stesso per vedere se... Tutte queste cose, con ecco, la superbia della vita, l'ostentazione. Provate a pensare al, alla reggia del Re Sole, ma a tanti mausolei ecco, di, dei re, dei potenti che avevano tutte queste cose. E lui, Coelete, è un vero scienziato a livello antropologico. Prova tutte queste cose, però poi. Alla fine, ecco, eh, rimane sempre del suo parere. Ecco, eh. e, al, al versetto 9 poi aggiunge: poi ne parleremo negli, negli spunti di queste cose. Eh, al versetto 9, invece, Coelet prova il successo politico, il potere, la fama. Ecco, dice: Sono divenuto grande. Progredendo più di tutti coloro che erano stati prima di me in Gerusalemme, e rimaneva ben salda la mia sapienza, <coughs> cioè eh, vuol dire sono riuscito a stare distaccato eh, da queste cose. E poi vedremo, negli spunti, ecco, vedete come Coelet eh, guarda mh, a, a quello che è la causa. Eh, e non dell'effetto, cioè cos'è che, che, che avviene nell'uomo quando prova appunto eh, tutte queste cose: no? non solo lo stordimento del vino, ma anche la potenza, lo sfarzo, la ricchezza, il benessere, eh, la lussuria, tutto ecco. E lui dice, però sono ancora ben saldo nella mia sapienza, come ho detto poco sopra, e sono riuscito a starne eh, distaccato da queste cose. E così, come tutte le altre, anche rispetto al, al successo che potremmo chiamare politico. E poi al versetto 10 e 11 ci sono le conclusioni, dice, di tutto quello che i miei occhi chiedevano, eh, ad essi nulla ho rifiutato». Ne ho impedito al mio cuore alcuna gioia perché il mio cuore si rallegra di ogni mia fatica. Questa è stata la parte che mi è toccata per le mie fatiche. <ride> Vedete che dice: Il mio cuore eh, non l'ho bloccato, diciamo così, non l'ho fermato, ma l'ho lasciato eh, andare. Eh, al loro corso le mie, i miei desideri per vedere appunto alla fine quando arriva il compimento dell'opera e quindi dovrebbe arrivare la gioia cosa succede voleva sapere quello e quindi sono cose che ha provato Ecco, chi non le prova, eh, casomai anela, non le raggiunge mai, però, eh, eh, appunto, casomai diventa un frustrato. E lui invece no, le aveva provate queste cose e alla fine trae le sue conclusioni, che sono al versetto 11, quando dice: Mi, mi volsi poi a considerare tutte le opere fatte dalle mie mani e tutta la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco tutto è vanità. E vano proposito, non vi è alcun vantaggio sotto il sole. <coughs> Questa eh, sentenza, che la troviamo sempre, la, la sentenza risolutiva, la troviamo sempre nel libro eh, del Coelet, eh, io ho tradotto come sapete, potete vedere anche le note che le ho riportate, eh, raut ruach, ecco, che vuol dire vano proposito. Praticamente, dall'aramaico eh, ho fatto una traduzione che mi sembrava più, più esatta. Invece che inseguire il vento, non vuol dire inseguire. Raut è un sostantivo, non è un verbo. E poi la radice non vuol dire quello. Quindi c'era qualcosa che non andava e ho trovato, infatti, che. Ra'ut non proviene dal, dall'ebraico ma dall'aramaico che vuol dire tutta un'altra cosa: la volontà e la determinazione. Ecco: e, e si potrebbe parafrasare un progetto vuoto, volatile, una fantasia dell'immaginazione. Ecco, però il termine ebraico eh, vuoto, tradotto vuoto, sarebbe il vento, oppure lo spirito, cioè il, secondo gli ebrei eh, la mente umana. Quindi ci sono tante cose, vuol dire tantissime cose questa formula, e, e siccome appunto... Eh, il termine ruach, vento, vuol dire anche lo spirito dell'uomo, cioè la sua mente, secondo l'antropologia biblica, allo, stir, allo spirito dell'uomo, ehm, però eh, appunto come il vento, eh, non sai mai da dove viene e dove va, può ritornare nello stesso posto o, o andare via completamente, così sono anche le fantasie dell'uomo e, e i suoi... Propositi, ecco, studiamo bene la, la parola anche in italiano, pro vuol dire prima eh, dal greco, e posito vuol dire una cosa che, che desideri e che ti sembra di averla già perché hai fatto le tue eh, fantasie, i tuoi progetti per eh, eh, accaparrarti appunto quello che, che desideri. ecco. E Coele dice che anche queste cose sono ehm, appunto ehm, sono i, i propositi, ecco, vani di vedimento, ecco, eh, che tutti gli uomini hanno: le fantasie. Ecco, quando qualcuno si mette, che succede a tutti, si mette un, in testa un obiettivo e nessuno riesce a fermarlo e finché non l'ha raggiunto non è contento ecco invece coelete l'ha raggiunto e invece scopre che anche questo è vanità hevel in ebraico soffio vuol dire anche sono cose che non recano la felicità il bene diceva cercano il bene gli uomini il benessere ma poi trovano solo delle cose caduche, ecco, un, un, dei fuochi di paglia, ecco, casomai anche nello sport vinci, non so, la Coppa, c'è una grande festa, però poi dopo qualche settimana si ritorna allo stato di prima, e poi casomai e, e non sei mai contento e vuoi... Andare sempre più avanti, un po' come anche non so, non so, nella, nel lavoro, la competizione oppure anche non so, in qualsiasi carriera, e eh, non sei mai contento, sei diventato eh, caporale, come diceva Totò, e poi dovevi diventare sergente, poi sottotenente, poi capitano, poi generale, poi il Papa, e <ride> cioè, insomma, è que questo è l'uomo fatto così. eh? Ce lo dice chiaramente la scrittura. Allora bisogna parlare di appagamento e non di gioia. L'appagamento è l'appagamento è un qualcosa che dura poco, perché dopo desideri, come ho detto poco sopra, qualcosa di più grande di quello che avevi acquisito precedentemente. Invece la gioia, la gioia cristiana, come ce la descrive la Bibbia, beato chi ce l'ha, è una cosa che rimane sempre e che ce l'hai nel cuore, perché il nostro destino è, è un destino eterno, e quindi non è un soffio, è una cosa concreta ecco, che rimarrà per sempre. Mentre ho fatto la spiegazione del testo, l'esegesi, ho toccato molti temi, ne riprendiamo alcuni ecco ad esempio il successo politico imprenditoriale ecco quasi tutti gli uomini desiderano queste cose purtroppo ecco, dicono gli esorcisti che sono sempre di più anche ci sono quelli che per avere queste cose vendono l'anima si sa che ci sono queste cose e che ci sono sempre state anche nel mondo pagano ce lo dice la Bibbia. Ecco, sono cose nascoste, ma ci sono, anzi, poi hanno un grandissimo spazio anche se non se ne parla mai. E però anche questo per, per Coelet, che forse è successo politico e imprenditoriale, quindi anche la fama, il potere, tutto dove ci si ammazza, se, se, se guardiamo la storia dei re, ecco, si fanno anche de, degli omicidi all'interno della famiglia regale, ma quante volte sono successi, tantissime volte, portano poi a questa avidità del potere che ehm, diventa anche assassina, ecco, questi sono i pericoli. E quindi non, non reca gioia. Eh, qui, qui, quando uno medita di, di conquistare il potere, ecco, <ride> non è che si può parlare tanto di gioia. Ecco, quando ce l'ha, poi eh, ha l'appagamento, come abbiamo detto, che non è la gioia, è tutta un'altra cosa. Però poi non finisce mai. E ci sono stati dei dittatori che volevano conquistare il mondo sappiamo chi sono quelli della storia quindi vedete che si può arrivare anche alla follia è per questo che Coelho parla anche di follia cosa te ne fai di essere infatti il Signore dice che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo intero se poi perde la sua anima <ride> Coelet, vedete, precede quello che dice il Signore diversi secoli dopo e chiarisce molto bene il Signore. Coelet è ancora un uomo saggio che cerca di indagare l'uomo, il mistero dell'uomo. Ecco. E poi c'è l'occhio, dice che... Coelet ha dato spazio anche all'occhio, guarda che l'occhio nei Vangeli è... Il principio della concupiscenza, perché ce lo dice il Signore, ci fa vedere tutti i passaggi: l'occhio vede una cosa bella, che sia, non so, una donna oppure un, un qualcosa di prezioso, un collier, non lo so, una bella casa. Eh, però vedete che Mosè, già <ride> 3250 anni fa, diceva appunto nelle dieci parole, nei dieci comandamenti, mm. dice non desiderare. La donna d'altri, la casa d'altri, eccetera, eh, perché si arriva appunto anche al sangue con questi moti interiori, appunto. Che Coelet vuole fare venire fuori e lo fa benissimo, anche se siamo ancora eh, prima di Cristo, ecco, nella, nella rivelazione antica, e, e, e non, non si è riusciti ancora a. A, a svelare gli enigmi, invece il Signore eh, spiega molto chiaramente tutte queste cose nei Vangeli. Ecco. E, e l'occhio quindi è, la, è il primo, infatti, il Signore dice: Se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo. Perché da lì arriva tutto il male. Perché dopo l'occhio, cosa c'è? Eh, il piede, <ride> cioè tu mediti non so il furto e poi metti in azione appunto un piano per accaparrare eh, l'oggetto della tua cupiscenza. Compi e alla fine c'è la mano, la mano eh, eh, nei Vangeli appunto quando Ges Gesù ci spiega queste cose la mano vuol dire quella che compie proprio direttamente il furto, che prende la cosa e se la porta via. <ride> ecco. E poi l'occhio anche rispetto alla bellezza, leggiamo solo un passaggio della sapienza antica, dice, distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti appartiene, perché appunto se tu non riesci a contenerti commetti un furto, chiamiamolo così, l'adulterio, cioè la donna di un altro e rovini una famiglia, fai del male. Però vedete che parte dall'occhio, anche qua la sapienza aveva individuato la sapienza antica. Questo è il libro dei Proverbi, credo. Poi dice un altro, il Siracide, ben Sirach, questo saggio di Israele, lo troviamo nell'Antico Testamento. Dice: L'occhio dell'uomo non si accontenta di una parte, l'insana cupidigia inaridisce l'anima sua. E questo è. C'è una saggezza incredibile in queste parole, perché dice l'occhio avaro non si accontenta di una parte sola, vuole tutto, vuol dire l'ingordigia, l'avidità, ecco, che non si ferma mai. È una fame che non si ferma mai. Ecco, il leone quando ha mangiato trova un po' di quiete, sta calmo, ma invece l'avido eh, non si ferma mai, non è mai sazio, dice eh, Isaia. E poi dice, inaridisce l'anima sua, Siracide 14:9. Cosa vuol dire inaridire l'anima sua? Cioè che diventa un uomo insensibile. Cioè, quegli uomini che si buttano um, sulle cose invece che sulle persone, eh, poi diventano aridi, diventano dei cuori di pietra, insensibili, come quel, quel ricco eh, della parabola dei Vangeli che aveva questo, questo povero che andava a cercare le briciole sotto il tavolo, lo ignorava e si diventa senza empatia, ecco, per, per capirci. E qui c'è un discorso lungo. Io ho appena accennato. Preferire le, oggi siamo in un, in un momento storico di materialismo assoluto. E quindi eh, l'uomo desidera più le cose che non le persone. Ma è, è un grande errore perché le cose, come dice Giobbe, sono nato nudo dal seno di mia madre e uscirò da questo mondo nudo come quando ero dal seno di mia madre adesso parafraso ma dice così e invece le persone i buoni rapporti l'amore quando è vero quando è profondo e quando dura quando è fedele sono le vere, le vere gioie ecco poi è noi che siamo cristiani che pensiamo alla resurrezione ecco la prima cosa che che vorremmo vedere eh, come sappiamo anche da quelli che vanno nel coma eh, i primi che vedono sono quelli che eh, i, i cari che da cui erano stati amati durante la vita e allora vedete che c'è una differenza abissale <ride> perché la rivelazione ci dice che ci troveremo tutti e, e non possiamo portare via quello che abbiamo prodotto di cose, ecco, di beni, di tutte le cose che Coelet ha, ha ricordato e dobbiamo lasciarle qua. Coelet sa bene che la, la, la prospettiva dello Sheol è drammatica, perché finisce tutto. Allora tutta questa attività per accumulare, per arricchire, così doveva finire nel nulla nell'Ade, nel luogo dei dormienti, dei morti. E poi l'occhio, abbiamo già detto il Vangelo che ci spiega benissimo, ehm, eh, però Coelho dice, di quello che i miei occhi chiedevano, <ride> chiedevano la concupiscenza, ha provato anche la concupiscenza. Nulla ho rifiutato, cioè gli ha lasciato andare. Mi piaceva una cosa, me la sono presa. E, però, e poi il cuore. Il cuore dice che ha lasciato spazio assoluto anche al cuore, ma la Bibbia ci dice che il cuore è malato il cuore dell'uomo è malato perché il cuore nell'antropologia biblica è il centro della persona delle sue decisioni e delle sue inclinazioni che però col peccato originale sono profondamente eh, quasi tutte negative queste inclinazioni come si fa vedere coelet infatti poi il profeta dice eh, Credo che sia Geremia, eh, non ho scritto, comunque eh, dice più fallace di ogni cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? È veramente un mistero il cuore, cioè anche la persona che è qui è rappresentata dal suo centro eh, antropologico, cioè il cuore. Eh, eh, anche noi dobbiamo ammettere che eh, rispetto all'altro non abbiamo mai finito di, eh, di scavare e di comprendere il cuore dell'altro, è, è trascendente per tutti. Infatti subito dopo è il Signore che parla e dice, io il Signore scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Ecco. E quindi vedete che... To, coelete lascia spazio alla concupiscenza, però dice: eh, però, la mia saggezza è, è rimasta ben salda, ecco, no, come ho detto tante, diverse volte già. Eh, vuol dire, queste cose non mi, hanno, eh, non mi hanno imprigionato, non mi hanno afferrato. Sono anche padrone di me stesso, ecco, vuol dire così. Poi, appunto, per concludere quella, quella formula che Coelet usa tantissimo in questo libro, eh, Raut Ruach, quel ecco, proposito eh, vano di, di, di vento, ecco, di impalpabile, inafferrabile, che se ne va, eh, viene, e va senza che noi eh, possiamo sapere dove, e poi eh, il, questa formula diventa appunto il commento tutta questa pericope che abbiamo scelto ecco, Se Coelet e Salomone come dicono alcuni antichi commentatori ebraici ecco, le cose sono andate male perché poi sappiamo che Salomone non Samuele, scusate, Salomone alla fine della vita dopo aver avuto la saggezza da Dio eh, perché glielo dice Dio in sogno che avrebbe conseguito la, la saggezza e poi viene sedotto dalle sue concubine, anche straniere, che lo portano all'idolatria. Ecco, non sappiamo appunto se si tratta di Salomone o di qualche altro re successivo, però eh, Salomone ha fatto quella fine lì: ha abbandonato Dio e la sua saggezza e si è dato eh, all'idolatria. Eh, questo è drammatico, Beh, siamo nell'Antico Testamento. Però appunto continuiamo a leggere questo libro e ecco, a vedere cosa, come andrà a finire questa indagine eh, antropologica che Coelet fa su se stesso. Pace bene a tutti e buona giornata.